Ciao! Allora, ultimo video della carrellata degli acquisti e questa volta vi parlo di acquisti di abbigliamento. Quindi parto subito perché anche qua ho un sacco di cose da farvi vedere. Ho accumulato un po' troppe cose in effetti. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere è un maglioncino. Non so se ve l'avevo già fatto vedere, quindi magari replico. Comunque, questo maglioncino, il marchio si chiama Piccolo, è della Northland. Ed è praticamente un maglioncino classico bianco, semplicissimo, leggerino, quindi da utilizzare diciamo d'estate, di sera, aperto, quindi fatto tipo cardigan, non si chiude davanti e dietro invece ha questo laccetto argentato che si può mettere sia dietro oppure si può diciamo sganciare e chiudere sul davanti. È veramente carinissimo e appunto bianco, non ce l'avevo quindi ho detto preso subito, questo l'ho pagato sui 50 euro più o meno. Poi, nella mia zona ci sono dei cinesi che stanno praticamente svendendo e quindi ho detto, vabbè, facciamo un giro, di solito non trovo mai nulla, questa volta ho trovato qualche cosina. Ho preso questa giacchina qua, vediamo se riesco a farvela vedere, è praticamente una giacchina di jeans e l'ho pagata alla metà rispetto al prezzo sul cartellino, quindi l'ho pagata più o meno 14 euro, quindi una stupidata. È molto molto carina, si chiude soltanto sul davanti con un gancino, quindi rimane aperta e ha questa, diciamo, questo bordo fatto tutto con la catena, le perline e il pizzo. Ed è, non so se riuscirete a vedere, comunque è carinissima secondo me perché sia sportiva ma anche un po' elegantina. Quindi non è troppo lunga e non è neanche di quelle troppo corte. La giusta misura, ecco, e mi piace tantissimo poi per il prezzo, 15 euro diciamo che è un affarone. Poi, sempre dagli stessi cinesi, ho preso anche questa magliettina qua che ho messo ieri, no, 2 giorni fa, all'evento Erbolario. E praticamente è una magliettina semplice nera, una canottiera che ha già questo bordo qua con queste pietruzze argentate e ha l'effetto, diciamo, peplum alla fine. È molto leggera, quindi si può utilizzare benissimo appunto d'estate. Nera semplicissima, sono quelle cosine molto basiche che però stanno benissimo. Quindi con questo ovviamente non vado a mettere una collana perché ha già questo motivo qua, però è carinissima, l'ho messa con su dei pantaloni bianchi, black and white e non si sbaglia mai. E questa qua l'ho pagata tipo 7 euro, quindi un affarone. Al mercato invece ho preso questo vestitino qua e me ne sono innamorata subito, mi piace tantissimo come mi sta, è un vestitino a fascia, è una vita che non acquistavo cose vestiti a fascia, non so come mai. E niente, alla fine il blu è proprio il mio colore, a me piace tantissimo, non mi piace nel trucco, mi piace tantissimo nell'abbigliamento, mi piace proprio come mi sta. Questo praticamente ha la fascia già un pochino preformata con la coppa ed è praticamente fatta di pizzo fino a qua, poi c'è questo bordo. E alla fine è tutto in tipo chiffon, si chiama così questo materiale. È un pochino più chiaro, un pochino più blu elettrico, ecco. Ed è bellissimo, veramente. Poi la gonna praticamente è più corta davanti e più lunga dietro. Quindi davanti fa proprio vestitino, dietro invece diventa bella lunga. Ma è veramente delizioso, davvero. Magari vi farò vedere come mi sta, mi piace tantissimo. Devo solo trovare delle scarpe che vanno bene, ecco, perché adesso le ho utilizzate con le scarpe nere perché questa fascia è nera, però mi piacerebbe anche prendere qualcos'altro, quindi sta bene sempre in un altro colore. Ed è vero, le ho anche arancioni, che a me piace molto il blu e l'arancione, potrei osare un pochino, vediamo. E quindi questo qua l'ho pagato 15 euro, 14 euro, anche qua una stupidata, ma vabbè, al mercato diciamo che è un prezzo diciamo ragionevole. Questo è stato l'acquisto più recente perché l'ho preso stamattina, no, oggi pomeriggio. Praticamente è una canottierina degli Intimissimi, una maxi maglia in effetti, monospalla, si chiama così, sì. Praticamente anche qua sempre stesso materiale, quindi mettiamo chiffon per modo di dire. Ha la chiusura laterale molto carina perché praticamente rimane abbastanza morbida e poi alla fine c'è questa parte fatta tutta a pieghe. Rimane carinissima da mettere soltanto con i leggings sotto, ovviamente, leggings neri e a me piacciono moltissimo le monospalle, le magliettine monospalle, questa è carinissima. Anche qua ve la farò vedere magari indossate in un video così da rendervi conto. Comunque questa si trova benissimo da Intimissimi e costa 7
sembra 26 euro, sì, 26 euro, quindi effettivamente è un pochino caruccia, però mi piaceva anche il colore, questo petrolio, è proprio carina. E per ultimo vi faccio vedere due acquisti che ho fatto da Bershka. I primi sono questi pantaloncini qua, questi shorts. Praticamente questi sono a righe bianche e blu, li ho pagati 17,99 euro, sono carinissimi, la vita è classica perché ho provato la vita alta ma veramente su di me non sta bene, cioè diciamo non è bassissima, è una vita normale e sono veramente carini, mi piacciono tantissimo le righe e vabbè queste sono righe in orizzontale, quindi in teoria, scusate, in verticale, quindi in teoria non dovrebbero allargare, perché sapete che l'orizzontale allarga, quindi magari mi fa sembrare anche più alta, ecco. E niente, questi appunto carinissimi, molto basici. E poi ho voluto usare un pochino, ma lo utilizzerò ovviamente soltanto nel al mare, perché mi rendo conto che effettivamente è un pochino troppo. Questo crop top semplicissimo, molto basico, nero, pagato 7,99 euro. Questo è sempre di Bershka, ha la zip qua davanti, è proprio un crop top, quindi lascia fuori l'ombelico. Però vabbè, diciamo che per l'estate si può anche usare, ovviamente al mare, perché boh, non lo so, non ho il fisico da mostrare, diciamo, non ho la pancia da mostrare per questo tipo di capo. Però vabbè, diciamo che al mare un pochino poi tutto è permesso, mettiamola così. Poi vi faccio vedere i due costumini che ho preso per quest'estate, appunto per quando andrò al mare, manca poco meno male. Allora, ho preso questo costume qua di Calzedonia ed è praticamente questo color orchidea, bellissimo, veramente con fatto tutto con le paillette, è un classico triangolo leggermente imbottito, è fantastico, mi piace tantissimo come mi sta, è proprio il mio modello. E questo, i costumi Calzedonia, ogni anno aumentano il prezzo, comunque ho riportato indietro un costume vecchio e praticamente l'ho pagato 50 euro tondo tondo. Questo è il pezzo sopra, mentre invece il pezzo sotto è semplice, è fatto a, sempre a brasiliano, è il classico, mi piace un sacco la montandina brasiliana, e come particolarità diciamo sui laccetti le pagliettine, ecco. Se no è semplicissimo, sempre dello stesso colore orchidea. A me non piace tanto spaiare i costumi, quindi io devo prenderli in coordinato. E poi ho preso, anzi il mio amoroso mi ha regalato, questo costume di questo è di Sissi, e anche questo è carinissimo, mi piace proprio perché è un pochino diverso dal solito. Aspettate che vi faccio vedere com'è. Praticamente è fatto in questo modo, ha questa parte sul davanti rigida, una V rigida, in modo tale che, vi faccio vedere come si mette, cioè praticamente rimane così e quindi si intravede diciamo la V nuda, ecco, e si può mettere appunto legato al collo semplicemente, piuttosto che facendo magari prima un giro e poi legandolo, anche legandolo dietro. È molto molto carina, e poi il costume nero, cioè io non ne avevo praticamente, però è molto molto fine ed elegante, quindi carinissimo questo. La parte sopra l'ho pagata 29,99 euro, questo ancora non l'ho mai messo, e la parte sotto, che è una mutandina molto semplice, 17,99 euro, anche qua brasiliana, semplicissima. Però questa qui tra l'altro non era neanche dello stesso, perché il costume aveva una mutanda classica e ho voluto prendere questa con i laccetti fatta brasiliana. E questi quindi erano gli acquistini appunto proprio prettamente estivi, mare, ecco. Mi piacerebbe invece prendere una borsa mare bella grande, ma non so quale prendere, quindi se ne avete qualcuna che avete visto in giro da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto, mi fate un favore, perché sono alla ricerca appunto di una borsa mare abbastanza grande, perché devo metterci dentro anche il telo, quindi diciamo devo portarmelo sempre in giro, perché andando in un bed and breakfast ovviamente non ci danno i teli mare, quindi devo portarmi dietro il mio da casa, quindi deve essere abbastanza grande, ecco. Ok, quindi finalmente vi ho fatto vedere tutti gli acquisti, questi erano appunto quelli riguardanti l'abbigliamento. Spero che questi video vi siano piaciuti e che comunque magari vi abbiano dato qualche spunto per i prossimi acquisti. Se avete comunque delle domande da farmi, scrivetemele qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!